La seguente è una guida amatoriale di un videogioco. I contenuti audio e video sono utilizzati a scopo informativo. Questo video non intende fungere da sostituto al contenuto originale. Qui Hackett. Le mando una squadra di scienziati. Ho ricevuto il dossier. Sono tutti disertori di Cerberus, li tenga al sicuro. Contaci, li metterò subito al lavoro sul crucibolo. Jacob Taylor è con loro e sta già cercando un luogo per le famiglie. Sarà una risorsa preziosa. Strappare la dottoressa Cole dalle grinfie dell'uomo misterioso è un bel colpo. Il suo aiuto potrebbe significare molto. Prima completiamo il crucibolo, meglio mi sentirò. Concordo. Shepard, chiudo. Comandante, l'ammiraglio Anderson è in contatto video. Ok, si torna indietro. Shepard. Speravo di vederti di nuovo. Stai bene? Ho rispolverato il mio addestramento all'Accademia e ho organizzato la Resistenza. Hai un bel fan club da queste parti. Avere notizie della Normandy dà speranza ai ragazzi in trincea. So cosa vuol dire combattere al buio. Sono felice che faremo la differenza. C'è altro. Molte di queste persone non hanno mai usato una pistola. Quando hanno sentito che avresti fatto collaborare i Krogan con i Turian, è stata un'iniezione, Shepard, dell'unica cosa che mancava da queste parti. Credere nella possibilità di sopravvivere. Quanto è grave? Potrebbe andare peggio, ma non tanto peggio. Riesci ancora a coordinare un contrattacco? Stiamo colpendo i razziatori con tutte le nostre forze. Spariamo e scappiamo. Ma non è sufficiente. È il momento di concentrare i nostri sforzi. Dove? Londra. Sta accadendo qualcosa di grosso da quelle parti. Le nostre fonti nel Regno Unito dicono che sono arrivate grandi quantità di razziatori. Non mi piace. Ci sono altri dettagli? No. E questo mi spaventa anche di più. Penserà il crucibolo a terrorizzare i razziatori? Ci contiamo. Shepard... Ero serio quando parlavo di Kai Leng. I razziatori possono sembrare la minaccia più terribile, ma dal mio punto di vista Leng è un maledetto bastardo. Non sottovalutiamolo. D'accordo. Ti lascio al tuo lavoro. Abbiamo bisogno di buone notizie, qualunque esse siano. Chiudo. Molto bene. Adesso vediamo le risorse. Wow, ancora un bel po'. Corazzata Volus. Ah, devo averla trovata su un pianeta. Ah, l'Accademia Grissom influisce anche su questi. E anche da Jan Allers. Ancora Asari. Un sacco di Volus. Convertitore elemento zero. E questi dovrebbero essere quelli di Cerberus, no? Sì. Gavin Archer, quanto lo odio. E Jacob Taylor. Cerberus è stato molto popolare. Combattevano i collettori mentre il consiglio stava a guardare. E ora stanno uccidendo i civili. Comandante, Kaidan ti sta cercando. Credo si trovi negli alloggi dell'equipaggio. Kaidan? Che vorrà? Ora gli scienziati di Cerberus sono con l'alleanza. I pezzi grossi sperano che possano aiutarci con il crucibolo. Prima l'Accademia Grissom e ora questo. Ben fatto. Hai presente i piloti di caccia quando attaccano uno di quei cosi sotto l'abitacolo per ogni nemico ucciso? Sto pensando di attaccarne uno alla mappa galattica per ogni flusso di dati che riesco ad analizzare. Ora parli come un vero marine. Sì, beh, forse ho preso un po' da te. Ottimo lavoro.
Grazie, comandante. Fa sempre piacere salvare la vita a qualcuno. Complimenti per la tua rotazione della testa. Comandante. Messaggi? Anche stavolta un bel po' di roba. Miranda? Ouch. Appena tornerò sulla cittadella devo andare a trovarla. Oddio, Kaidan che mi invita a cena? Ah, sulla cittadella. Sulla cittadella, anche Garrus. Sulla cittadella, anche Liara. Oh, sulla cittadella, anche Javik. Nel mio ciclo ero stato occupato da bla bla bla. Ora Cerberus avrà qualche problema a trovare nuove reclute. Come sta Jacob? Se la caverà. Lieto di sentirlo. Lieto di vedere che quegli scienziati di Cerberus hanno aperto gli occhi. Dopo quello che ha fatto, l'uomo misterioso non potrà più fingere di combattere per l'umanità. Ormai chiunque non si è indottrinato deve averlo capito. Lieto di aver dato dimissioni anticipate. Comandante? Cos'è che ti preoccupa, Ida? Liara ha recentemente richiesto assistenza per scoprire se il campo di forza è un fenomeno che si verifica in tutti gli universi possibili o solo nel nostro. Potrebbe essere che le nostre leggi fisiche funzionino in una determinata area, una goccia in un oceano di possibilità. Chissà, forse spostandosi abbastanza lontano o creando energia a sufficienza si può raggiungere un luogo dove uno più uno fa tre. Cambierebbe tutto. L'energia, la materia e la fisica dell'universo diventerebbero irriconoscibili. Perché? Cosa avevi per la testa? Ti farò sapere. Io ho anche perso il filo del discorso. Salve, Shepard. Salve, Ida. Anzi, arrivederci, Ida. Ho saputo che andrei a spassartela con Garrus la prossima volta che sbarcheremo sulla cittadella. Non cacciarti nei guai. Comandante? Kaidan. Ehi, eccoti. Ci stai provando con me? Se devi chiederlo, significa che non sono più molto pratico. Ma appena hai tempo, vorrei allenarmi un po' con te. Sai, ero seduto qui a pensare. Oh oh, ok, arriva la botta. Sai quegli scienziati di Cerberus? Erano brava gente. Che vuoi dire? La dottoressa Cole e la sua squadra mi sembravano persone a posto. Se è così, che dovremmo fare? E se dentro Cerberus ci fossero altri come loro, che cercano in tutti i modi di uscirne? Tu che ne pensi, dimmi. Non lo so, Shepard. Sono scelte difficili. Sacrificarne pochi per il bene di molti. Decidere di lasciare qualcuno indietro. Ma prima o poi arriva il momento di scegliere. Io non saprei come uscirne. Noi aiutiamo chiunque ce lo chieda. Come quegli scienziati. È il massimo che possiamo fare. Lo so. Talvolta neanche il massimo sembra abbastanza. Ma è tutto ciò che abbiamo. Anche gli scienziati che ti hanno rimesso insieme, salvandoti la vita, erano brave persone?
Erano grandi professionisti. Non li conoscevo tutti. E l'uomo misterioso? Se era una brava persona. Lo era? Lo è mai stato? Beh, mi aveva dato ciò che serviva per fermare i collettori. Sì, proprio così. Quindi non ti aspettavi questa volta faccia da loro? O da lui? Scusa, non so nemmeno cosa vorrei sentirti dire. Forse voglio solo sapere qualcosa sull'uomo misterioso. Qualsiasi cosa. All'epoca voleva solo il bene dell'umanità e aveva molte risorse a disposizione. Ma poi è diventato un integralista concentrato solo sugli umani. E questa è una cosa ben diversa. Quindi, no, non me lo aspettavo da lui. Ok. Grazie, Shepard. Mi fa piacere averne parlato con te. Comunque dovresti trovare un modo per allentare un po' la tensione. Lo so. Joker mi ha chiesto di dargli qualche dritta a poker. Continua a perdere contro James. Sarà un'impresa. Joker non sa bluffare. Tanto meglio. Mi piacciono le sfide. Ci vediamo. Contaci. Beh, contro Joker non sarebbe una vera e propria sfida, visto sotto questo punto di vista. Appena hai un momento, dovremo andare a mangiare alla cittadella. Sì, sì, ho letto il messaggio. Qua non c'è mai nessuno, ma controllo ugualmente. Tavolo da poker inutilizzato. Bagno vuoto. Andiamo da Liara. Sei sicuro di voler giocare? Che c'è, Vakarian? Hai paura? Non so nemmeno cosa sia, ma ho sentito che tutti i cibi della galassia hanno quel sapore. Spero non volessi accusarmi di vigliaccheria. Giochiamo, Vega. Inizia il più vecchio. Ok. Quando ero nell'SSC, ho sgominato delle spie Batarian che volevano assassinare un consigliere. Io ho ammazzato una decina di Batarian inferociti su Omega, da solo. E ne ho usato uno per attutire un salto di 3 piani. Mi stavo solo scaldando. Ora si fa sul serio. Ho affrontato un certo Saren. 3 anni fa gli ho impedito di formare un'armata Geth e di scatenare i razziatori. Quello non conta. L'hai fatto con Shepard. Ben detto. Ho combattuto con Shepard. Fin dall'inizio. Così sembri ancora più vecchio. Hai finito le carte? Ehi, comandante. Ehi, comandante. Tu non hai niente da dire? Era ora che Jacob rinnegasse l'uomo misterioso. Qualcuno di Cerberus ha ancora il cervello che funziona. Ci tornerà utile. Non badare a noi. Sto solo spiegando a James cosa vuol dire essere un vero soldato. Fai bene. Magari un'altra volta? E se io volessi adesso, invece, cosa fai, eh? Apriti. Scagliare qualcuno dall'altro capo della stanza con i miei poteri è un ottimo modo per attirare l'attenzione. Sì, anche per attirare il fuoco nemico. Ora sai che avrete la benissimo in battaglia, Liara. Anche se i tuoi poteri biotici erano incredibili già al nostro primo incontro. Negli ultimi anni ho avuto più di un'occasione per utilizzarli. Beh, mi fa piacere vederti ancora tutta intera. Chissà quante storie hai da raccontare. Piacere di rivederti, Shepard. Piacere di rivederti, Shepard. Jacob Taylor. Qua invece... Wow, 2. Danno armo, capienza, munizioni. Capienza. Danno poteri invece. No, salute è meglio. Se
Sei convinto di poter vincere, eh? Ne sono certo, cicatrici. Io non le nascondo affatto. Mai sentito il nome Archangel? Può darsi. Sì che l'hai sentito. Archangel sono io. Forse ho sentito dire anche questo. Allora, devi sapere che a Omega la criminalità era calata misteriosamente nei mesi in cui Archangel aveva dato una ripulita all'ambiente. Dai, continuate! Ah, quindi gestivi un'azienda di pulizie a Omega. Su Fel Prime mi sono imbattuto in un paio di mietitori. E ho dovuto ucciderli da solo. Due vermoni. Davvero impressionante. Aspetta di sentire il resto. Quelli avevano lasciato un uovo. Quando si è schiuso, ho addestrato il cucciolo. Queste stronzate ve le insegna l'Alleanza, oppure hai fatto tutto di testa tua? È un dono. Quindi ammetti che è una stronzata. Sarebbe molto utile se potessi offrire un carico di scorte mediche per i rifugiati della cittadella. Parla con Tactus, dovrebbe essere vicino ai moli. Ci penso dopo. Altro potere? Fortificazione. Matrice di difesa. Stasi. Stasi è molto da biotico però. Assorbimento energetico. A me piaceva saccheggio, magari mi tengo quella. No, voglio finire di provarli. Facciamo stasi. Sarebbe molto utile se potessi offrire un carico di stone. Ne hai passate di tutti i colori, cicatrici. Ti arrendi? No, ne avrei altre di storielle. Solo che non voglio parlarne. Capisco. Tutti abbiamo una storia simile. Soltanto una, eh? Sì, non sempre va a finire bene. Eccetto quella volta che mi ero messo in combutta con un certo Garrus Vakarian. Se la cavava bene con le armi, ma si credeva una specie di pistolero Turian. Già, e io conoscevo un marine spaccone di nome Jimmy Vega. Neanche fosse una spogliarellista di Omega. Mi dava sempre sui nervi. Ma era un tipo a posto. Magari avessero tutti il suo coraggio. E insieme sono riusciti a curare la genofagia. E a impedire che Cerberus conquistasse la cittadella. E a cacciare i razziatori da questa galassia con un bel calcio in culo. Con un piccolo aiuto dei loro amici. Nah, da soli. Ma soprattutto io. Vuoi averla vinta a tutti i costi, eh? Magari se ci rifaccio un salto ho qualcos'altro da raccontare. No, han finito. Peccato, mi stavo divertendo. Sono macchine! Javik. Tu e l'umano di nome Jacob facevate parte di Cerberus? Corretto. E Cerberus è un... I nostri profughi sono tutti morti. Corretto, si oppongono a noi in questa guerra. Allora perché dovremmo fidarci di voi due? Abbiamo reciso i nostri legami con l'organizzazione. Però tu sei stata programmata da Cerberus. Comprendo il tuo ragionamento. Ho bypassato la mia programmazione originaria e ho deciso di oppormi a Cerberus. Vuoi dire che hai deciso di opporti ai tuoi creatori? Corretto. Trovo che la tua libertà sia allarmante, macchina. Ho finito. Bah! Ti credo quando dici di aver rinnegato gli obiettivi di Cerberus, comandante. Altrimenti... Altrimenti cosa? Non è il momento, comandante. Non è mai il momento. Oh, sono distrutta. Dormirei anche su una sedia pieghevole.
amico deve aver già avuto a che fare con la stampa. Durante l'intervista mi fissava con uno sguardo. Hai bisogno di me, comandante? No, tutto ok, tutto ok. Avrà qualcosa da dire, Cortez? Io ti sosterrò fino alla fine, Shepard. Grazie. Signore? Mi sa che non c'è nulla di interessante. Canna estesa. Beh, no, questo sì. Caricatore. Cazzo sì! Mi sbagliavo, c'è molta roba interessante. Sirta, niente. Cassa, che assomiglia a un'altra parola, niente. Igor. No, si pronuncia Igor. Spettri. Sì. Vorrei tanto acquistarmi questa Black Widow. Cypritin, niente. Elkos Combine. Niente. Vabbè, ho fatto un po' di spesa.